We are in the city of Bergamo, in northern Italy. Let's find out what a Chinese restaurant looks like in Italy. This is Kung Fu Lin. It's rated as the second best restaurant in the entire city. They offer a very rich menu with a lot of traditional Chinese recipes with a unique Italian twist. They also run a delivery service over Bergamo and the surrounding towns. Dumplings are handmade and prepared at the moment. They come with different fillings like shrimps and meat or pork. In Italy, dumplings are called ravioli and they are usually served as a first course, after appetizers. But here we made an exception. Dumplings are accompanied by a sweet and sour soy sauce dipping. Abbiamo aperto questo ristorante da 2018, febbraio, praticamente abbiamo ritirato questo locale che c'era già prima. Prima di apertura di questo locale io lavoravo a Milano, era un settore completamente diverso. Invece mio papà ha lavorato nella ristorazione come cuoco per 20 anni. È per questo che un giorno mi ha detto che voleva provare anche lui di fare qualcosa di diverso. E per questo mi ha detto, ok, possiamo cercare in giro un locale, proviamo anche noi a aprire, perché lui diceva di essere molto bravo. Quindi siamo partiti con papà, lavora in cucina come cuoco, io in sala, gestisco sala, bar, anche faccio il cameriere, faccio tutte le spese. Invece la mamma si occupa della parte di pulizia, di tutti i ravioni li fa lei, anche i involtini fa lei. Noodles are Kung Fu Lin's signature dish. Hot peanut sauce noodles and braised beef noodle soup. In Italy, any pasta dish has to meet very high standards, but these noodles keep up very well by combining Asian flavors with the traditional structure of an Italian spaghetti recipe. Noodles in Italy are not usually eaten with chopsticks, but with a fork, just like any other Italian pasta dish. Here you can see my Italian skills at work. Mi ricordo prima di fare questo menù qua, ci ha impiegato un sacco di tempo, perché io ho detto a mio papà, ho detto guarda che a me non interessa più quel menù classico cinese. Era mio papà che mi ha suggerito, mi fa guarda questo tipo di cucina cinese in Italia noi non possiamo togliere da un giorno all'altro, possiamo fare in questo modo, manteniamo una grande parte di quello che ce l'aveva già, poi inseriamo quella cucina cinese, in più quella parte classica noi possiamo fare in modo un po' diverso. Poi abbiamo inserito dei piatti tipo quella di Chuan Cai, era in centro della Cina dove la gente mangia tutte le cose con peperoncini, strapiccanti, però noi sappiamo che gli italiani non mangiano tanto, quindi abbiamo modificato un po', mettiamo diciamo che un minimo di piccantezza con la spaghetti arachidi piccanti, questi qua, e anche della stessa zona lì, però abbiamo utilizzato pochissimo peperoncini. Duck is a classic Chinese recipe. It comes with spring onions and crunchy veggies, accompanied by a spicy umami sauce. The stove keeps the dish warm so that the sauce can be hot from the first to the last bite.
Duck is sauteed until it forms a thin crust and is then flavored with sesame seeds and other spices. Devo essere sincero, all'inizio non era tanto facile, perché quando passaggio da un locale a un altro, i clienti abituali di precedenti sono arrivati qua, hanno visto cambiare già la gestione, quindi sono andati via. Sono stato fortunato perché a Bergamo ho conosciuto tanti amici italiani. È per questo che i primi 3-4 mesi sono stati sempre gli amici che sono venuti qua. Poi piano piano hanno iniziato a portare gli amici, anche i parenti e così ci hanno dato una mano. Infatti, che comunque avete visto anche qua, a Muro ho fatto un pezzettino di Hall of Fame praticamente per ringraziare loro. Fried ice cream is probably the most iconic Chinese dessert in Italy. It was imported from the US and quickly became extremely popular. In this version, it's prepared with a simple vanilla ice cream and served without toppings to preserve all the original flavors.